Il Giro d'Italia sarà in Veneto fra la 12ª e la 15ª tappa. Nei 400 km di percorsi ci sarà da divertirsi per tutti i vari specialisti. Gli scalatori forse sono gli unici che cercheranno di limitare i danni sulle lunghe distese pianeggianti, ma sulle colline trevigiane avranno modo di far valere i loro scatti, prima di prepararsi le salite delle montagne trentine. Il Veneto è la regione ciclistica più importante d'Italia, insomma, sia per atleti sia per squadre, insomma è la culla del ciclismo e il Giro sicuramente non può fare a meno di questo territorio, per cui credo che il rapporto sia sicuramente di reciproco valorizzazione tra territorio e Giro, insomma. 60 km di crono è una tappa davvero difficile e competitiva. Quest'anno l'abbiamo riproposta togliendo la parte di cronoscalata perché riteniamo che il disegno del Giro di quest'anno sia un disegno molto più equilibrato, cioè che significa? Significa che alle salite ne ha tante, forse anche più dello scorso anno, ma spalmate in maniera diversa su tutte le 3 settimane di gara e quindi anche una crono lunga, crono non particolarmente da specialisti, comunque non vada in qualche modo a inficiare quello che è il risultato finale. Credo che dopo la crono ci siano ancora sufficienti salite per recuperare eventuali gap importanti. E chi meglio di un campione che un Giro d'Italia l'ha vinto può giudicare il livello tecnico della prossima edizione? Chiediamo a Giovanni Battaglin se davvero le 4 tappe venete possano essere decisive. Ogni tappa incide il giro perché bisogna correrlo, viene a 3/4 giro, quindi è molto importante. Poi una tappa a cronometro molto lunga, un arrivo a Vicenza e Monteberico che può far male. Poi la partenza da Marostica a Madonna del Campiglio, molto difficile, primo tappone penso, quindi lascerà sicuramente il segno sulle classifiche. E ho sentito prima il presidente Zaia che diceva sperava in una tappa Jesolo-Sappada, c'è una tappa che Giovanni Battaglin vorrebbe vedere in qualche modo? L'anno scorso abbiamo avuto Montegrappa, è stata una tappa stupenda, cronometro, e quindi è un territorio dove noi amiamo e ci siamo allenati per molti anni e quindi abbiamo un territorio veramente stupendo perché non ci manca niente.